Credo che dovreste, ancora siamo in attesa, farci sapere come è stato possibile, in base a quale meccanismo è stato possibile che il primo dei dissesti aveva una cifra e il secondo ne avesse un'altra, ma non con una differenza di 200.000 euro o 300, 20 milioni più o meno. O no? No? Interagisce, poi loro rispondono. Va bene, mi dimetto. Qual è il problema? Cioè, la delibera sono le stesse sulle cifre. Vediamo le cifre. Se c'è questa differenza, una volta. Se no, le... Ma io non chiedo la... Io non chiedo la... Scusate, per cortesia, per cortesia. Ma chiedo scusa. Dovete fare questa verifica? No, io per me no, io non è che chiedo. Io chiedo le sue dimissioni per altre cose, non per questo. Allora facciamo. Cioè, se ripristiniamo il silenzio, se no veramente d'imperio il consiglio, dottore, lo sospendo io, perché io dico... è un consiglio assurdo questo. Ma che bisogna prendere le delibere un attimo, no? I dati sbagliati, quindi le due delibere di allora, io propongo una cosa. Hanno la stessa entità? Hanno la stessa entità? Come? Sì. Ok, va bene. E infatti, non mi sembra che le cifre siano le stesse. Non mi sembra che le cifre siano le stesse. Allora. Presidente, io sono per accogliere l'invito del sindaco. Ci fa piacere, ma dobbiamo votarlo. No, 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 niente. Lui è d'accordo, tu no. No, no. Alzi la mano e voti. No, no. Perciò io sto cercando di soprassedere. Ma... Se state zitti, cerchiamo di ripristinare l'ordine, perché sennò davvero siamo al ridicolo. No, no, un chi che sia, no, un consigliere comunale che ti dà un suo... Non è riferita a loro, non è che sia tra noi, interviene mentre sta intervenendo il consigliere. Il sindaco ha fatto questo intervento estemporaneo, no? Allora, il consigliere Gravina finisca l'intervento e poi vediamo. Vabbè, però, tanto più ormai. Però, presidente, io... Sì, dovremmo ripristinare un po' d'ordine, però. Però se lei, consigliere Gravina, fa le domande, quelli rispondono e non no, ne usciamo domande, più. È sempre il solito meccanismo. Nei propri interventi ognuno fa delle domande, ma sono domande... È aleatorie, però invece ricevono risposte. Il problema vero di stasera è questo. Se no poi... No, chiunque, pure il sindaco prima ha fatto domande, però non e avete nessuno risposto. Di noi ma non so più, invece rispondo. No, allora la prossima volta lo censuriamo. Alle domande del no rispondiamo che è diverso. Consigliera Maiorano, per cortesia, perché se no non ne usciamo davvero più. Ma credo in questo caso non ci va di mezzo la dignità di nessuno. Dopodiché sono state fatte delle proposte, alla fine delle quali io ve le propongo di nuovo e vi esprimerete a favore o contrario, così si va a chiarire e non è lesa la dignità di nessuno. Però per cortesia silenzio, assessore. Allora, segretario, presidente, chiedo scusa. Ma cioè siamo. Ma sono però io gradirei non essere interrotto io e vorrei non ci sia, perché io ho smarrito anche il senso di quello che sta dicendo. Pure io. Già non lo capivo prima. Tra l'altro. Vabbè, su problemi tuoi. Se hai questi problemi tu non capire, come lei non vede il progetto, io non capisco. Ecco, bene. Consigliere De Rossi, io sto cercando di ripristinare l'ordine nel rispetto dei ruoli, però credo che non ci riusciamo se facciamo così. Allora,
allora dove state andando tutti? Ok, consigliere Cremina, scusa, prego. Ma io non ho capito. È che mi sbagliato. No, ma allora io probabilmente la differenza delle cifre non è quella che io ho indicato, ma che ci sia una differenza tra le cifre indicate nel primo dissesto e quello del secondo, secondo me ci sono. Poi le vediamo. E prendiamo. Allora, Presidente, prendiamo. Consigliere, la prego. Alla fine propongo quello che avete proposto. Se votate a favore, sospendiamo, prendete le delibere e le rileggiamo. Allora. Prego. Possiamo continuare? Sì, vabbè, pigliamola così che è meglio. Per cui voglio dire, c'è una ancora, stavo dicendo che la maggioranza non ha ancora spiegato la difformità tra la prima dichiarazione di dissesto e la seconda. Ed anche per quanto riguarda. No, vabbè. Allora Presidente, io ho finito. No, vabbè, è così, io sospendo il consiglio. Il mio perché voto non è contrario. Possibile. Non ne parliamo più. Cioè. Ma non è possibile. Ha ragione. E tutti che parlate, c'è un brusio qui infinito. Io vi saluto. No. Ecco, questo è il risultato. E che devo fare? Ho cercato di invitarvi al silenzio ripetutamente. Nessuno tace. Quello si alza e parla con quello. Quello se ne va fuori. Oh, ma c'è proprio un'insubordinazione che fa paura. A fare qualunque cosa. Consigliere Gravina, glielo posso chiedere a livello personale di riaccomodarsi per cortesia?